siamo con Don Hermis Segatti, che è stato uno dei due relatori a un convegno che si è tenuto ieri, 5 maggio, a Torino, dal titolo La guarigione parte dallo spirito, scienza, religione e confronto. Insieme a lui aveva discusso anche il dottor Marino Parodi, che è psicologo. Allora, Don Hermis Segatti, intanto cominciamo a cercare di dare una risposta a questa domanda. La guarigione parte dallo spirito? Non vi può prescindere. È venuto fuori molto chiaramente da sotto fuori i punti di vista, naturalmente in base alle competenze di ciascuno. Il fatto che qualunque cosa uno mai consideri dell'uomo deve prendere la sua integralità, che adoperando parole della nostra tradizione sono anima e corpo, ma all'interno poi di queste due parole stanno delle precisazioni, degli approfondimenti per capire come in effetti sta avvenendo da molto tempo, che cosa vuol dire la fisicità per noi che siamo non solo fisico, e che cosa significhi per l'anima per noi che non siamo solo anima, ma siamo un'anima che anima un corpo. E poi quale rapporto ci sia tra queste due parole, ad esempio, che distinguono poi dentro l'anima anche l'anima e lo spirito, come dire che la stessa anima è scandagliata nelle sue moltissime potenzialità. Io sono partito da una definizione molto lucida che dell'anima da Tommaso d'Aquino, molto lucida perché ne dichiara la quasi insondabilità, quando dice che insomma, dare per scontato che l'anima ci sia è un dato di esperienza diretta, di cui facciamo continuamente esperienza, ma dice lo stesso Tommaso d'Aquino che dire che cosa sia però l'anima è la cosa più difficile che mai esista. Appunto, però, al di là di queste precisazioni che indicano la ricchezza dell'argomento, uno dei primi elementi che è emerso dalla discussione di ieri è che proprio l'uomo rappresenta questa continuità tra anima e corpo, tra corpo e anima, che fa sì che ci sia una unione profonda, per cui quando qualcuno parla di qualcosa, di un aspetto, poniamo corporeo, fisico, o parla di qualcosa che riguarda l'altra versante, l'altro polo, che è l'anima e lo spirito, parla sempre di un'interazione che esistono tra queste due. Non può mai parlare di una cosa che riguarda solo il corpo, non può mai parlare di una dimensione di un evento che riguarda solo l'anima, perché vi è direttamente implicato anche il corpo. Allora dunque nella guarigione l'interrogativo era qual è l'importanza che possa mai avere nella guarigione, nell'ambito della malattia di vario tipo, possa avere la forza che o l'azione che promana dall'anima e dallo spirito, e in che modo vi possa essere coinvolta, e fino a che punto proprio questo intervento dell'anima e dello spirito intervenga attivamente nella guarigione. E lì sono state date varie risposte, alcune dal punto di vista dello psicologo particolarmente perentori in base alla sua esperienza, e io ho dato risposte da un certo punto di vista meno perentori, ma ritengo sempre sottolineando il fatto che si tratta di una interazione comunque sempre presente, che comunque sempre agisce, e pertanto non si può parlare di guarigione senza parlare del modo con cui ci guarisce da uomini che hanno un'anima che interagisce in questa guarigione, se mai avviene. Certo. La medicina olistica in ambito laico tende ad unificare mente e corpo, spirito e corpo in un certo senso. Allora, questa domanda, la guarigione parte dallo spirito, secondo lei allarga il solco tra queste due componenti della natura umana che si può ammalare o contribuisce invece alla loro riunificazione, ammesso che abbia un senso la riunificazione secondo lei? Sì, proprio la domanda che viene posta mi pare che sia proprio molto interessante, perché se uno parte da una priorità crea una subalternità o quel che si diceva prima un solco, addirittura non solo una distinzione ma addirittura un
gap, no? Quindi Sì. una specie di distanza, Una faglia proprio. ecco, così. Invece mi pare che queste sottolineature che tendono ad esaltare uno dei due poli, semplicemente magari hanno una funzione, diciamo così, nel tempo di recupero di ciò che si era obliterato, dimenticato, non so, poniamo in certi, se ne è parlato anche ieri sera, in certi momenti delle tradizioni spirituali dell'umanità e anche nella tradizione cristiana, parve, e qualcuno ancora oggi sembra di sentire che paia, che diciamo, il corpo e l'anima sono due realtà molto distinte. Addirittura poi dal punto di vista ascetico certe volte si può addirittura sottolineare che la salute per eccellenza dell'anima sia quella di fare a meno del corpo o di separarsi da esso o di contraddirlo, se non addirittura di creare un'inimicizia reciproca. Contro queste posizioni che pure di tanto in tanto si nascono per varie ragioni, insomma, è chiaro che allora si sottolinea di nuovo per recuperare la visione dell'interazione globale e continua e permanente che esiste tra i due poli, anima e corpo, si sottolinea l'importanza che ha ciò che è stato dimenticato. Perciò magari certe volte si dice che parte di lì, che comincia di lì. Ma se uno guarda, e più delle volte si fanno queste accentuazioni solo per un bisogno di recuperare appunto l'integralità del discorso, altre volte invece capita proprio anche il contrario, che c'è una tale esaltazione della fisicità, della corporeità, di quant'altro mai, che allora si agisce nella direzione contraria, si cerca di recuperare l'importanza dello spirito. E via discorrendo. E mi pare che ieri sera la posizione soprattutto di Marino Parodi fosse sulla direzione non soltanto del recupero della visione olistica, come si diceva in partenza, ma fosse anche nella direzione, proprio nella direzione della causalità. Cioè, è lo spirito che guarisce e può guarire. Questa fortissima accentuazione che lui pose era basata su un'esperienza sua personale di persona che si ritiene guarita attraverso la fede. È una malattia molto grave e così via, di cui lui ha fatto qualche cenno, ma che nei suoi libri ritorna come motivo costante. E mi pare che lui abbia tuttavia, anche basandosi su testi evangelici, abbia portato la discussione ad un termine di questo genere, che sempre la fede guarisce, quando sia veramente fede, cioè che non sia quella fede che miracolistica, ecco, chiamiamola così, comunque la fede che punta a guarire attraverso la fede, allargare attraverso la fede la dimensione dello spirito in modo tale che possa diventare guaritore. E a questa Anche la fede fede piena di dubbi può guarire. parrebbe di no nella posizione che ha Marino Parodi, qualora questa fede piena di dubbi non sia tale per cui non sia più fede, ecco, non so per dire, non Sì. sia più veramente fede. Il discorso però ieri sera non è, non, 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 io non mi pronuncerei su questo perché non è andato a finire su questi binari. Certo. Invece è finito proprio sulla importanza che la fede ha di questa tendenza, la capacità che ha la fede di guarigione in senso pieno. Naturalmente sono poi sorte varie forme di interventi, anche delle perplessità da parte del pubblico proprio su questo punto, dicendo ad esempio alcuni degli interventi che si sono rivolti direttamente a lui, dicendo che ad esempio allora che senso ha tutta l'accentuazione che si ha nel Vangelo dell'importanza della sofferenza, su Sì. cui però egli ha risposto dicendo che lo scopo finale e fondamentale dell'annuncio del Vangelo è quello di portare la gioia, quindi non quello di portare la sofferenza, anche qui ci sarebbero tantissime cose da dire. Nel senso che anche la passione di Gesù che sfociò nella risurrezione è tuttavia un transito che non ha eliminato la sofferenza, no? Semplicemente l'ha salvato con un'opera creativa totale da parte di Dio che è appunto la risurrezione, che non è guarigione.
Sì, certo, è un ricominciare da capo proprio. È una forma. Comunque, ripeto, è stato molto interessante il dibattito che ne è sorto. Io solleverei solo su questi argomenti una mia particolare, non so se chiamarla perplessità oppure se chiamarla punto d'attenzione ulteriore. Io la chiamerei piuttosto con questo secondo termine. Cioè a dire, se uno parte dal presupposto che la fede ha in sé la capacità di guarigione, come attesta il Vangelo, che attraverso la fede e attraverso la richiesta di fede Dio ha operato, Gesù ha operato la guarigione, ma naturalmente la guarigione venne operata da Lui. Certo, non dalla fede in se stessa. Certo. Rimane il fatto che potrebbe scatenarsi, e questo purtroppo avviene, ahimè, temo, non si tratta di Marino Parodi né di ieri sera, però nella storia della nostra fede, e oggi in modo addirittura plateale certe volte, scatta un meccanismo tale nella tradizione cristiana per cui tutta la fede si concentra nel fatto di essere misurata poi dalla guarigione. Certo. E allora rimane una fede che a sua volta subisce un rischio di inquinamento, perché uno diciamo professa, alimenta la fede in vista soprattutto di questo, sì, suo sbocco. In una dimensione totalmente utilitaristica. Come? In una dimensione direi totalmente utilitaristica. Non nell'intento di partenza, ma sì, poi può darsi che nel percorso, come di fatto avviene, si traduca in un'associazione tra fede e promessa che si adempie. Certo, che certo. Si deve adempiere. E sciaguratamente oggi mi pare di assistere, specialmente in alcuni movimenti che nel mondo sono abbastanza diffusi, capillari e anche, diciamo, piuttosto fragorosi nelle loro manifestazioni, si assiste al miracolo in diretta. Sì, negli Stati Uniti questa è la norma, direi, per certi predicatori. Una cosa di questo genere richiede una terapia certamente contraria, cioè richiede una dissociazione tra fede e miracolo. Certo. Perché la dissociazione secondo me avviene laddove uno chiede sì, la guarigione e fa diventare della fede in Dio questo rapporto con Lui di pienezza, di fiducia e così via, ma sempre aggiungendo però si compie la tua volontà. Sì, una cosa è certa che gli studi scientifici, quindi condotti col metodo scientifico, identificano nella fede un serbatoio di energia che ha sempre una funzione positiva nel decorso della malattia. Ma certamente, anzi, io ieri sera ho sottolineato poi un aspetto, adesso andando sul versante esattamente opposto, che una delle grandi malattie, proprio una specie di virus permanente e incombente nella nostra tradizione occidentale, diciamo, presa in senso naturalmente non totale, ma in alcuni suoi filoni, noi ci siamo messi in un circolo di potenziale malattia molto grave, ed è stato dal fatto che ci siamo privati di fede. Certo. Ci siamo privati di un collegamento così profondo nella nostra vita con Dio, che ci rende dal punto, da un certo punto di vista, deimmunizzati. È un esempio di patologia che potrebbe essere avere questa origine o questa complicanza? Ma tutte le complicanze di quelle in cui c'è l'io desolato, sì, solo, tremendamente solo, oppure l'io che è disperatamente, diciamo, vorace di rapporti, perché chiede ai rapporti normali della vita, con le cose, con gli uomini tanto più, chiede ciò che soltanto il rapporto con Dio può dare. Certo, cioè c'è una sorta di spostamento, insomma. Sì, ma comunque c'è una deprivazione di un punto, sì, di riferimento fondamentale che sorregge nella vita, non solo per la malattia e per vista della guarigione o come coefficiente di guarigione, ma che lo depriva di orizzonte con tutte le conseguenze che queste possono avere di ricaduta sul modo di vedere la vita, se stessi, gli altri e tutto il resto. In questa deprivazione ci sono differenze tra l'ateismo e l'agnosticismo? Forse è un po' difficile da distinguere questo, perché l'ateismo ha avuto dei punti di forte idealità autoreferenziale, cioè, oppure collettiva.
E questa idealità in qualche modo, giustamente qualcuno l'aveva chiamata una forma surrettizia di religione, perché dava un assoluto dopo averlo negato. Mentre nell'agnosticismo c'è invece un depotenziamento più capillare, più erosivo in un certo senso, che destruttura qualunque riferimento, non soltanto riguardo a Dio ma anche ad altri. E questo rende, può avere l'effetto che si diceva prima, cioè di depotenziare qualunque tipo di rapporto e anche il rapporto che uno può avere con la malattia, tanto per dire, oppure il rapporto che uno può avere con quelle relazioni che nella malattia sono fondamentali, è fondamentale che siano stabilite. E quindi da questo punto di vista è più disarmato l'agnosticismo e non l'ateismo. Grazie mille, direi che è stata veramente, sono stati 10 minuti di intensità rara e di profondità anche rara. Buono, va bene, sono contento. Continuiamo Ok? insieme.